A Bibbiena, sulla strada per Laverna, esiste una realtà che, nonostante i pochi anni di vita, ha già dato degli importanti e soddisfacenti risultati, prospettando per il futuro anche degli interessanti sviluppi. Stiamo parlando del Centro Ippico Bibbienese, dove, oltre ad essere organizzati corsi individuali e di gruppo, scuola di equitazione, escursioni e campi estivi, ha da poco preso vita un progetto volto a coinvolgere nell'ippica anche i diversamente abili. Guido Santini è il presidente del Centro Ippico Bibbienese. Allora Guido, spiegaci un po' com'è nato questo centro, da quanti anni è che esiste e quali sono le principali attività che portate avanti. Il Centro Ippico Bibbienese è nato da 2 anni grazie a una forte amicizia tra me, Gino Ceccarelli e altre ragazze. Abbiamo deciso di fare un'associazione. A Daniela Nocentini, che ha fatto un corso di ipoterapia e rieducazione equestre, ha preso un brevetto. La famiglia Santini ha messo a disposizione cavalli, terreno e strutture proprio per mostrare al casentino le tante sfaccettature del mondo equestre. Una visione a 360 gradi per capirne tutte le caratteristiche e applicazioni. Come diceva Guido, è stata un'idea di Daniela Nocentini, quella di portare nella nostra vallata un progetto di equitazione terapeutica dal nome significativo Oltre l'ostacolo. È per questo che l'istruttrice ha deciso di seguire un corso specialistico per diventare tecnico di equitazione diversamente abili di primo livello. A spingerla in questa direzione è stata ovviamente la passione e l'amore per i cavalli, comune a lei e al fratello disabile. Daniela è l'operatrice di riabilitazione equestre. Sì. Senti Daniela, in che cosa consistono le lezioni? Quindi noi ne abbiamo viste una dove appunto c'era un bambino, però tra poco ci sarà anche un adulto, sì, quindi un ragazzo. Sì. Ecco, ci puoi spiegare quali sono i passaggi appunto in queste lezioni? Allora, la lezione inizia proprio dal momento in cui i ragazzi arrivano al maneggio. Quindi c'è la prima cosa, la preparazione del cavallo, e anche in questo vengono coinvolti, nel senso perché accudiscono i cavalli, quindi li puliscono, quindi si sviluppa un po' anche la manualità, quindi tenendo le spazzole e quindi proprio anche il contatto col cavallo, che da lì inizia appunto questo rapporto di reciproca fiducia che si crea, perché insomma il cavallo è un animalone grande. Sì. E quindi ci può essere ad esempio anche la differenza tra questi due ragazzi. Il bambino più piccolo non aveva, diciamo, assolutamente timore del cavallo all'inizio, e quindi è stato proprio un avvicinamento più rapido, quindi più la voglia di salirci immediatamente. L'altro ragazzo invece all'inizio aveva un po' più, era più titubante, quindi c'è stato più una fase un po' più lunga di avvicinamento, appunto per aiutarlo a capire che insomma il cavallo è un animale tranquillissimo, però appunto è importante che si crei questo rapporto di fiducia. E questa cosa però è nata appunto recentemente, perché questo era solamente un centro. Questo era un centro ippico normale. Poi io ho frequentato questo corso a Firenze, alla cattedra di neuropsichiatria infantile, e appunto per diventare operatore di riabilitazione equestre, e quindi poi, conoscendo Gino, Angelo, Santini, così ci siamo messi insieme e abbiamo deciso di portare avanti questo progetto. Il rapporto tra i ragazzi che seguono la terapia di riabilitazione e il cavallo che gli è stato affidato è fondamentale. Avvicinare questi possenti e maestosi animali non è cosa da poco. La loro stazza e altezza può incutere timore, e riuscire anche solo ad accarezzarli è un'esperienza che può insegnare a superare tante paure e insicurezze. La lezione, poi dopo si arriva appunto al campo, dove salgono a cavallo e vengono fatti una serie di esercizi che servono sia per favorire quindi anche la memorizzazione dell'esercizio stesso, e che poi dopo si riflette anche nelle cose, diciamo, di tutti i giorni, per stimolare questa cosa. La manualità, quindi nella presa delle palline, si tira le palline, nel frattempo si chiedono i colori, il numero della pallina, la 1, la 2, e poi dopo c'è il percorso che si svolge con le barriere, quindi c'è il sollevamento, quindi anche un'attività motoria. Certo. Che ad esempio questi due ragazzi che ci sono ora non hanno, diciamo, problemi motori. È il bambino piccolo, poi ha 9 anni, quindi
certo, proprio nel pieno, mentre l'altro, diciamo, è un po' più grande, quindi anche in base alla sua disabilità può avere un po' più di impaccio motorio, e quindi anche questi esercizi servono proprio per stimolarli, a aiutarli appunto nei movimenti. Quindi poi la memorizzazione, l'uso della destra e della sinistra, quindi di riconoscere appunto i lati destro e sinistro, tutti esercizi che servono appunto per favorire sia a livello motorio che a livello psichico. Durante la lezione i ragazzi imparano forme, colori, dimensioni degli oggetti, ma anche nomi e direzioni, come la destra e la sinistra o avanti e indietro, facendo del movimento e stando all'aria aperta, a contatto con dei cavalli meravigliosi. Apprendono quindi delle nozioni che poi gli saranno utili nella quotidianità e nella vita di tutti i giorni. L'ippoterapia consente di superare disabilità sia fisiche che psichiche, ed è proprio la fisicità del cavallo ad aiutare in questo intento. Pensiamo ad un disabile in sedia a rotelle o con grosse difficoltà di deambulazione. Trovarsi sopra questi animali permette di avere un'altra angolazione, di guardare il mondo dall'alto e, cosa ancora più straordinaria, di camminare insieme a loro. Il tutto sotto l'occhio vigile degli istruttori, affiancati da una psicologa e da una fisioterapista. Abbiamo anche la nostra fisioterapista, che quindi ci dovrà aiutare, perché insomma la messa a cavallo è una fase importante, capito? Quindi ci sono vari modi di salire e di scendere, c'è l'uso di questa sella, che è una sella particolare che ha la maniglia, che serve appunto per aiutare il bambino a mantenere l'equilibrio, e poi ci sono delle selle che hanno anche la maniglia sfilabile per favorire appunto la discesa da cavallo. Sono vari, insomma, vari metodi. La continuità nella riabilitazione è fondamentale per una buona riuscita e un giusto recupero. Sarebbe opportuno, infatti, che i disabili coinvolti nel progetto non interrompessero mai le attività di ippoterapia. È per questo che l'associazione sta pensando ad un modo per proseguire anche d'inverno, quando la stagione non lo consentirebbe, con le lezioni. Quante persone ci sono ora che fanno? Al momento, senti, ci sono solo 2 o 3 ragazzi. E anche perché questa era la terza lezione, quarta, che si faceva, è proprio una cosa nuovissima. Sì, nuovissima, poi col fatto la delle ferie, una cosa in altra, sì. Quindi è una cosa che avremo bisogno poi in seguito, sarà proprio perché, cioè, quando te fai questo tipo, insomma, di riabilitazione, è importante anche la continuità, no? Specialmente per questi ragazzi, perché loro arrivano qui, hanno le sue regole del maneggio da rispettare, quindi che ne so, anche dare la carota al cavallo alla fine e tutto. E questa continuità, però, ad esempio quest'inverno avremo problemi, certo, per via del tempo appunto, e quindi una cosa importante, però una cosa un po' grossa da raggiungere, sarà quella di avere un campo coperto per poter garantire appunto la continuità delle lezioni. Anche Gino Ceccarelli si occupa dei ragazzi disabili del centro. Grazie ai suoi trascorsi nel mondo dell'ippica, nel 2010 porta la nazionale italiana di monta dal lavoro alla vittoria degli europei, si prende cura dei cavalli e conosce di ognuno caratteristiche e peculiarità. Una vera e propria equipe messa a disposizione degli assistiti per approcciarsi in modo corretto ad ogni specifica disabilità. I cavalli del centro di Bibbiena sono tutti molto mansueti, non hanno mai manifestato agitazione nei confronti dei ragazzi disabili, anzi si lasciano davvero fare di tutto. Sono pazienti e docili, con uno sguardo attento ma anche rassegnato, come se sentissero la fragilità di chi li sta montando. E questi cavalli però veramente instaurano anche un rapporto affettivo poi con queste persone, quindi hanno anche... Sì, noi cerchiamo di creare un rapporto, non solo di stare sul cavallo, ma quello anche di arrivare alla pulizia del cavallo, a dargli la carota con la mano, per interagirci, diciamo, in un modo ampio, che loro possano veramente fidarsi del cavallo. E la differenza, diciamo, di stazza del cavallo dipende solo perché prima era un bambino e ora c'è un adulto. Innanzitutto anche a livello assicurativo i bambini devono montare su dei cavalli piccoli che non devono superare il 1,50 m di altezza, che si misura al Garrese e che rientra sempre nelle categorie dei pony e dei tiponi. Questo è un po' quello che mettono i vincoli, le assicurazioni, che danno, che è anche giusto, il bambino, certo, è anche un cavallo, un po' più raccolto.
poi a secondo anche delle patologie che qui magari è stata sicuramente più precisa Daniela, la natura del cavallo influisce tanto. Possedere un cavallo comporta sicuramente una spesa onerosa. I vari attrezzi, le selle, l'abbigliamento sono tutti costi che gravano sulle famiglie dei disabili e che potrebbero scoraggiare molti a provare l'ippoterapia. Gino ci parla però di un'importante iniziativa che servirà proprio ad ammortizzare tutte queste spese. E per il futuro, diciamo, il progetto è di ampliare comunque la terapia anche ad altre persone? Il futuro è quello, sì, di ampliare la terapia. Stiamo lavorando, stiamo cercando di capire quello che ci serve per portare ancora più avanti. Abbiamo dei professionisti, della psicologa, della fisioterapista che ci stanno dando una grande mano. Stiamo capendo tutto, anche perché si vorrebbe riuscire a trovare anche degli sponsor che possono contribuire alla riuscita di questo progetto, ma non tanto per noi ma quanto per i ragazzi che vengono per poter avere delle lezioni anche gratuite, ecco, per non aggravare tutto sulla famiglia. Quando è a cavallo, un diversamente abile ha la capacità di accudire e assistere il suo animale. In questa particolare situazione, infatti, non è lui ad aver bisogno di una guida. Con le redini ha il controllo e riesce a dirigere il cavallo dove vuole, in un profondo legame di fiducia e amicizia. Anche per noi stare a contatto con questi animali è un'emozione bellissima. È una sensazione fatta di tranquillità e assoluta sicurezza, infusa nel nostro cuore da questi grandi e profondi occhi neri.